che lo è San Salvo, un team manager, io non lo conoscevo, è lui. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Se non ci credete che è il team manager dell'US, abbiamo le prove. Abbiamo le prove, abbiamo una maglia qua. La sciarpa. La sciarpa, la felpa, la felpa. Per chi volesse una sciarpa, una felpa, una maglia, una tuta, il numero da contattare è? Il 334-344-4969. Quindi, ripetiamo. Che pubblicità. 334-344-4969. Sto anche guidando, perché guardo anche avanti. Allora, Daniele, siamo qui, purtroppo siamo venuti da una bella settimana, una settimana ricca di soddisfazioni, diciamo un 1-0... che poteva essere una vittoria a Vasto, un 3-0 in Coppa Italia e poi 3-0 in campionato contro il Moro d'Oro. E che sconfitta! È un periodo che non ci va bene. Giochiamo, facciamo cose belle, facciamo un bel gioco, attuiamo una 10 tiri in porta nel primo tempo, 10-12 a partita. Mercoledì ne abbiamo fatti 3 alla Vastese, insomma, ridando un po' quello che ci è stato levato, insomma, domenica dalla fortuna. E ieri col Morro d'Oro, come al solito, è andata 12 azioni da gol, 0 gol. Loro un tiro e mezzo, che sono riusciti a fare 3 gol. Rendiamo anche, sappiamo fare anche di queste cose, rendiamo tutto magnifico. No, c'è tanto rammarico per quello che è successo ieri, però ancora di più, ripeto, una fiducia. Siamo duri, la fiducia non scende, siamo ancora convinti che questa è una squadra ottima. Il gruppo competitivo. Sì, ragazzi, è chiaro che hanno fatto una prestazione bellissima, se la vai a vedere nell'insieme. Due incidenti all'inizio, insomma, dopo 3 minuti stare già sotto condiziona anche una partita, però sappiamo che ci sono i presupposti per fare bene. Bisogna credere tutti quanti nello stesso progetto, sapere che c'è anche l'elicottero, è una cosa interessante, sapere che è una squadra che può fare 3 gol alla Vastese, può perdere con il Morro d'Oro, basta registrare un pochettino meglio gli automatismi del gioco e probabilmente qualche soddisfazione tutti insieme ce la riusciremo a prendere. Ed evitare anche di buttare punti. Beh, diciamo che abbiamo regalato i 3 pareggi. Noi siamo per il Natale, siamo tutti cattolici, va benissimo, così, però no, adesso i regali basta. Abbiamo regalato abbastanza. Eh sì, abbiamo dato forse più del dovuto, abbiamo elargito, come si dice, no? A Urbi e Torbi, però adesso basta. Abbiamo fatto adesso iniziamo con il nostro campionato. Beh, diciamo che adesso possiamo, ci sono ancora 60 punti a disposizione, quindi teoricamente potresti fare anche 81 punti, non poniamoci limiti, vediamo di raggiungere gli obiettivi. Ci abbiamo sempre la Coppa Italia, non dimentichiamo, nel 9 di dicembre ospitiamo la Vastese. La Coppa Italia è un obiettivo sul quale si punta, vincere. Ci abbiamo sempre puntato perché c'è rimasto. Io non intendo la finale. No, vincerla. La finale va bene, però vincerla. Ok. Quello, diciamo, l'obiettivo c'è rimasta l'anno scorso qua. Cioè. Ragazzi, scusate, un problema tecnico, mi si è scaricata la telecamera, cioè sarebbe il mio telefonino perché non c'ho una telecamera. Ho una sta selfie, no, se volete. Ok? È bellissima e fa paura. Comunque, dicevamo, la Coppa Italia dell'anno scorso, dicevi? La Coppa Italia, abbiamo perso la finale contro la Renato Curia angolana, una partita molto discussa, molto. Però abbiamo perso i calci di rigore, quindi. Ti rimane un po'. Forse a tutti i tifosi, anche ai dirigenti, insomma, è rimasta un po' indigesta. Quindi quest'anno dobbiamo fare qualcosa in più. Almeno vincere. Fare qualcosa in più vuol dire vincerla. E poi potersi giocare la carta di scalare nella categoria, magari attraverso le fasi nazionali. Esatto, possiamo ambire anche a questo, da questa via, seconda strada. Però il campionato rimane una prerogativa che comunque non ci possiamo oggi precudere. Ancora oggi non ci possiamo precludere senza nessun dubbio. E cosa c'è da aggiungere, ragazzi? Le motivazioni ci stanno, le convinzioni. Tante.
le convinzioni ci sono e anche la squadra ci sono. Assolutamente. Un po' i due duelli davanti. Antonio. Dovete tornare. Dove... Antonio. Ma un Marinelli e un Antinucci. Sì, ce li pigliano tutti uguali. Ma chi ce li ha? Chi ce li ha che li vogliono tutti? Chi ce li ha? Ce l'abbiamo solo noi. Ce l'abbiamo solo noi. E facciamo anche il coretto, No, 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 ce li abbiamo noi. Poi, ma ti ricordi Tevez? 4 anni? Champions League? Sì. Poi. E poi è esploso. E noi non dobbiamo aspettare 4 anni, sicuramente, però. Quando i gemelli del gol torneranno un po' a rispolverare le polveri, insomma, cominciano a non essere più bagnate, ma cominceranno a ritirare pallonate. Le tiriamo lo stesso pallonate, 12, 15. E che non vogliono entrare. Sanno, a volte, vedi, prendi un palo, una traversa. La palla una volta entrava magari... Che sporco, un tiro sporco ti entrava, oggi la prendi troppo bene, non ti entra. Succede, però siamo fiduciosi. Allora, siamo nell'attesa fiduciosi. Che i gemelli del gol tornino, gemelli del gol. Volevamo dire una cosa al direttore, giusto? Ci tenevi? Diretto, tu vai in giro con la 126, vai a fare le interviste. Anto, noi con cosa ci siamo? Noi abbiamo le interviste di lusso. Vediamo un po'. Ci siamo, direttore? Ciao, direttore.